Ed eccoci qua finalmente dopo tanto tempo, credo fosse dicembre, che si ritorna su Ruine Rome per completare finalmente questa campagna. Allora, passiamo subito all'azione, senza perderci in troppe chiacchiere. Come possiamo notare qua giù, ho combattuto quella battaglia al forte, barra ponte, no sì, più che altro forte, che si ripete ormai da un bel po' di video. Questa volta avevano più fanteria del solito, comunque l'esito è sempre stato vittorioso per noi e per la cronaca mi sono riportato i numeri, quindi noi avevamo 983 uomini, loro 1572, ne ho uccisi 1424, loro me ne hanno fatti fuori 172, quindi io sono rimasto con 822 uomini mentre loro con soltanto 142. Una vittoria schiacciante per noi. Adesso ho arruolato queste due unità in più. Sto mandando queste due. Signore, Dove erano? ordini. Questi sono i rinforzi che stavano qua. Questi, se non sbaglio, facevano Signore. parte della mia armata al forte. Le sto rimandando a riaddestrare qua giù. Sì. Quindi, per il fronte orientale, avremmo ancora. Comandante. Marciano Flavio, che se non sbaglio è l'erede, è il Cesare infatti, che potrebbe attaccare Vagar Shapat. Ci sono questi due. Questo è il diplomatico. Qua giù stiamo aspettando una rivolta. Posso ancora attaccare con questi, se non ricordo male. Sì, questi sono tre di esercito. Questi sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Però penso siano soltanto. Non saprei effettivamente. Questi qui possono arrivare fin qua oppure mi possono assediare la città di Ctesifonte. Direi di spostarci un attimo sul fronte dacico, perché ormai il Danubio è nostro. Quindi qui abbiamo da fare una sortita. Allora, tu mi pare non puoi entrare? Non mi ricordo. Ah, se io ti attacco. No, i rinforzi non arrivano. Arcadio Flavio. Purtroppo ha la peste, sì. Allora, abbiamo guerrieri con ascia. Giavellottisti e sono 2-3. Questi hanno attacco 12, armatura 2. Attacco 11, armatura 3. Sono leggermente più forti in armatura. Questi sono tosti. E hanno soltanto dei cavalieri. Ok. Io ho delle truppe un po' malmenate, effettivamente, però dovrei farcela. Ok, facciamo la battaglia. Ok, volevo fare il disposizionamento delle truppe, ma a quanto pare i barbari hanno voglia di farsi massacrare subito. Vediamo se. Ok. Torniamo dentro la città, così questi li attiriamo qua. E li facciamo fuori con gli arcieri. Ho fatto bene questa volta a metterli qua su e non a schierarli in basso, come l'ultimo. Oddio, era assedio oppure sortita anche quella? Beh, sì, sì. Questa è un po' brutta. Tutti dentro, tutti dentro. Purtroppo le porte io qui ce le ho dall'altra parte del mondo. Ah, questi stanno proprio dall'altra parte del mondo. La cavalleria me la mando qua e vediamo se riesco a. Forse finiranno. Purtroppo questi mi sono morti. Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queste fanno male di perdite. Guardate. Beh, queste le massacriamo noi. Devo solo aspettare che mi arrivi la cavalleria. Ah, tu attacca questi. Che
che mi sembrano quelli più deboli. E tu attacca i lancieri tribali di leva. Beh, possiamo aumentare la velocità. E far schierare la mia cavalleria di qua. Sì, perfetto, non sono così stupido da andare dall'altra parte. Anche questi muoversi. Cosa diavolo stanno facendo questi? Ritiro quello che ho detto. Su per le mura, idioti. Oddio, forse ci penseranno solo le macchine d'assedio. Può essere di sì, quindi neanche dovrò impiegare la mia cavalleria. A muoverle. Ah, ecco, già sono arrivati. Ah, eccoli. Quindi ci sono ancora un po' di ostrogoti in giro. Ok, hanno ancora un po' le idee confuse. Sono troppo sparpagliati. Sì, stanno tutti di là. Beh, questi li abbiamo fatti fuori. Un po' come all'assedio di Roma durante la guerra gotica. Allora, questi cosa gli è rimasto? Cavalieri, lancieri. Peccato che non possa portare fuori le macchine d'assedio, perché se no a quest'ora li avevo già fatti fuori. Questi intanto formazione allargata, aumentiamo la velocità. Ai 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 ai, ce ne sono ancora. Ok, questo non mi piace, siamo troppo sparpagliati qui con la cavalleria. Proviamo ad attirarli verso l'interno. Ok, qui però li stiamo già bersagliando. Ok. Questo è il mio generale che si dovrebbe riorganizzare un po' meglio. Via via via. Via via via. Giustamente hanno lo scudo, che gli vuoi fare? Spostali per di qua. Questi si spostano per di qua, veloci. No, 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 lontani, lontani. Ok, questi li stiamo sistemando, poco a poco. Questi si sono spostati, li spostiamo per di qua. Sempre per così, cavalleria li si sposta per qua. Allora tu... tu vai qua adesso. Un po' più veloce. Ok. Eccoli infatti, che li stiamo bersagliando alle spalle. Ok, stanno andando un po' nel panico forse. Il generale mi si avvicina.
li ho finiti. Però ci sono ancora laggiù e c'è la neve, quindi si vede ben poco. Dove sono? Ah, stanno laggiù. Sarei tentato di caricare, effettivamente. Come sono messi a morale? Proviamo a fare una carica. Forse me ne pentirò. Forza ragazzi. Li hanno fatto fuori uno solo. Già ne ho persi due di cavalieri. Ok, però sono in fuga. Va bene. Ok. E questi li abbiamo sistemati. Ci restano ancora quelli laggiù. Quindi facciamo un velo di truppe da tiro. Facciamo gruppo 1. Poi prepariamo i cavalieri. Un gruppo lo muoviamo per di qua. Mentre un altro gruppo si tiene vicino. Ah, sono arrivate le truppe queste qua. I presentales? Sì, no, i palatine seniores. Mettiamo degli pseudocomitatenze scomesche. Questi hanno finito le frecce, queste ce le hanno ancora. Queste le dovremmo andare a casa a riaddestrarsi. Anche perché hanno due mostre in argento, una spada d'argento e uno scudo d'argento, quindi sì. Velocità, prego. Dovrebbero essere quasi tutti morti. Ne abbiamo uccisi il 49%, quindi quasi la metà. Noi ne abbiamo persi il 3%, però quel 3% comunque è sempre tanto per me. Allora, questi sono goti con lancia. Molto belli. Allora, proviamo a fare un piccolo tentativo di schermaglia. Lanciamo a volontà. Questi già sono vicini, infatti, anche troppo. Ah, beh, sì, hanno altre unità. Ok. Oddio, questi sinceramente. Ah, però col generale. No, 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 tu, pazzo, devi ripiegare. Eccoli che arrivano i goti. Via, così, perfetto. Voi continuate ad attaccare questi. Ok, questi li stiamo scacciando. Non spingiamoci troppo oltre però, perché questi hanno ancora. Sono ancora tanti effettivamente. Sono indeciso se caricare o meno con il generale. Spostiamoci vicino alle torri, magari riesco ad attirarli fin là. Magari questi vengono attirati da questi.
Perché a caricare potrei anche farlo, ma hanno questi che finché non li tolgo. E tra un po' finisco anche le frecce, quindi devo fare attenzione. Questi li disponiamo qua, questi invece si dispongono per così. Mettiamo un'altra schermaglia. Occhio ragazzi, lanciare. Non lancia. Eccoli. Mi servono però formazioni più chiuse. Proviamo ad attaccare questi. Via, via, corri, 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 ti stanno raggiungendo. Proviamo ad attirarli qua. Schermagliatori. Un po' li abbiamo divisi. Questo è tanto. Proviamo a tornare dentro. Occhio a non farci chiudere, infatti. Un po' me li hanno presi. Corri, 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 corri. Questi li carichiamo. Questi fanno mantenere il fuoco. Proviamo ad attirarli per di qua. Forza ragazzi. Oh, perfetto. Questo è tutto un lavoro di cavalleria, nonostante sia un assedio. Perfetto. Dai che poco a poco li facciamo fuori tutti. Oh, questi sono a tiro di miei arcieri, vedo. Continuiamo ad attirarli. Corre, corre. Perfetto, sono caduti in trappola. Ci spostiamo ancora. Mentre la cavalleria. Questi sono i lancieri. Questi hanno finito i colpi. Questi sono stati raggiunti. Ancora 28. 27. Oh. Ok, continuiamo a fare il giro. 21. Non capisco se questi si stanno ritirando o meno. Ok, perfetto. Adesso li attacchiamo. Questi sono equi disarmature. Non dovrebbero avere altri arcieri, quindi. Facciamo comunque attenzione. Fermi. Lanciare. Fermo. Beh, dai, questi li stiamo facendo anche fuori, visto che ce li abbiamo da dietro.
Questi sono veloci, eh? Beh, i miei si sono stancati, giustamente hanno fatto il giro di mezze mura per attirarli fin qua. Questi non so se riesco a prenderli. Certo, se questi morissero mi farebbero un gran piacere. Proviamo a muoverli questi per qua su. E con la mia cavalleria provo a... Allora, questi no, facciamo così. Ok, questi sono in fuga. Perfetto, quindi li finiamo con questi. Ottimo. Questi li mettiamo per così e li spostiamo per qua. Potrei anche provare a caricarli, ma non saprei. Questi posso provare a mandarli qua dietro. No, facciamo così. Perfetto. Non capisco perché non vogliono lanciare. Giustamente sì, però. Veloci. Ok, ritorniamo alla carica. Qui li abbiamo finiti, quindi spostiamo anche questi. Questi si muovono per di qua. Vedo che il mio generale è partito alla carica, anche se non penso che li raggiungerà. Carica, carica. Aumentiamo la velocità di poco. Questi mi li dà in combattimento, ma non capisco perché. Formazione di serie ora. Sì, quella cosa lì. E proviamo a caricarli. Guarda, 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 come corrono. Beh, giustamente è anche un po' la velocità che gli ho messo io. Il Continua, nemico mostra il suo quindi vero facciamo fuori valore. tutti. Non sono soldati, sono solo conigli spaventati in fuga dai nostri uomini. Perfetto. No, ho visto qualcuno qui. Velocità, grazie. Ok, questi abbiamo fatti fuori e questi abbiamo fatti fuori. Questa è una vittoria eroica, Perfetto. degna delle armi. 880, ne abbiamo persi 31. Quanti ne abbiamo recuperati? 2 di Comitatenses. Un altro, un altro, un altro, va bene. Quindi sono un totale di 5. Va bene. Ok, questi li abbiamo scacciati per adesso. Se potessi... Sì, qualcuno lo posso reclutare. Chi reclutiamo? Tanta fanteria, anche se è un po' malmenata, però... Ah, in città ho spazio per altre 2 unità. Quindi facciamo... Prendiamo questi e prendiamo questi, tanto per... Sì. Questo si sta spostando. Questo forse lo manderò qua. Forse perché... Mica scherzano quelli. Qui tutte unità un po' scarsucce. Sì, i Goti, se non sbaglio, devo prendere solo Campus Carpi e questi due vediamo. Sì, signore. Questo è? Ok. Tu sei malato per caso? No. Tu sì, però, no? Luce. Sì. Campus Carpi però non lo voglio. Lo spostiamo per La di qua. segretezza è assicurata. Molto
mosse esaurite. 93, singole. Magari gli portiamo la peste a questi qui. Assassino. 15% troppo poco. Agente, qui ho la spia. Se non sbaglio c'erano dei problemi di malcontento. Queste sono le tascarsine. Qui non c'è nessuno, qui non c'è nessuno. Quell'assassino purtroppo. Sì, signore. 5% è forte effettivamente. Vabbè, direi che per questo video può bastare. Adesso continuiamo con le nostre. Oh, dei rinforzi. Con la nostra operazione di mantenimento dell'ordine qua giù.